Buonasera. Bella ragazzi, buonasera a tutti. Buonasera a tutti, siamo tornati anche oggi. Oramai ci siamo dimenticati il numero della puntata. Esatto, la 19esima mi sembra. 19esima. Lui le contava, un tempo le contava. Una volta le contavamo, adesso... Adesso no. Adesso non le contiamo più. Ragazzi, sono tornato. Esatto, è tornato il capitano. Sì, oggi mi fa tanto piacere ogni tanto essere qua con voi. Era un bel po', mi è piaciuta la partita. Partiamo subito? No, prima diamo il numero di telefono per chi vuole mandare dei messaggi, che è sempre lì sotto. Comunque ve lo diciamo, 340-221-0413. Sono già partite anche le dirette su Facebook, vediamo già che ci state seguendo, ci stanno seguendo anche già da Bochum. Bene, grandi, bene, bene. Salutiamo ragazzi, subito. Salutiamo intanto i ragazzi di Bochum. Bologna e Bochum e vaffanculo, come sempre. Saluti a tanti ragazzi, a tante persone che sono venute anche domenica a trovarci. Sì. Vabbè, domenica dai, con la Juve, stadio pieno, era poi da dire che c'era stadio pieno con la Juve. Soddisfatti del pareggio, perché chiaramente con la Rubentus... va sempre bene. Pareggio è l'unica cosa, cioè più là lo sai, sennò poi dopo gli danno l'altro rigore. Più là bisogna aspettare un po', abbiamo già aspettato 25 anni. Vediamo... Va bene. Un anno in più possiamo aspettarlo, che tanto non è che... Sì, tanto ormai. Esatto, già che sì. Io avevo 2 anni quando abbiamo... Vabbè, dipende, se poi li mandano in Serie B o chissà dove... Tra l'altro, la Juventus introduce uno degli argomenti che parleremo stasera, che è appunto il fatto di un certo tipo di calcio, un certo tipo di modo di pensare il calcio moderno, che a noi ci fa veramente schifo. E, scusatemi, sì, continuo poi a pensare... Sì. Un discorso che noi porteremo sempre avanti, continueremo a marciarci su questa cosa qui, il modello Juventus, dove... Lo stadio di proprietà sì, può andare bene, però non può essere un centro commerciale dove poi c'è un campo in mezzo, come qualcuno. Ho visto bene una bella Ma infatti noi è già da quest'anno che disertiamo la trasferta di Torino. Adesso poi qua sopra ci stanno facendo vedere proprio. Esatto. Cioè, era una decisione. Noi li stiamo sputtanando. Ci sta facendo vedere la Juve. Esatto. Quindi vabbè. Proveremo a non guardarla. Vabbè. No, guarda. Comunque, sì, alla fine noi è da quest'anno abbiamo iniziato a disertare la trasferta di Torino e direi che non ci manca. Non ne abbiamo sentito la mancanza. Secondo noi la Juventus è una squadra che non dovrebbe essere in Serie A, perché con tutto quello che ha combinato, e lasciamo perdere il discorso, diciamo così, con sportivo, ma quello che ha combinato con i propri tifosi, con i propri gruppi ultras, secondo noi è una società che in Serie A non dovrebbe rimanere. No. Parleremo anche di altre società che invece in questo momento sembra che stiano... Ah, ma l'andazzo, secondo me, purtroppo si va avanti, cioè, il problema è che il mood delle varie società di calcio, che sono abbastanza miopi su questo, è cercare di eliminare l'unica parte... diciamo sana che potrebbe riportare delle persone anche quando non vinci, che potrebbe riportarti le persone allo stadio, che è gli ultras, che sono la parte festosa, la parte sana secondo noi del calcio. Ma certo, ma lo vedi anche se vai a Torino, cioè nel senso, negli ultimi anni, che comunque sia, per quanto mi stanno antipatici tutto quello che vuoi, cioè comunque vai in uno stadio dove non ci sono ultras, cioè non, Quando quest'anno l'abbiamo disertata, c'era anche per la prima volta, facevano il live DJ set, ti ricordi? È vero, c'era Salmo suonava. C'era Salmo che capito, trasformare Juventus Bologna in una sorta di Super Bowl è stato un po' un bel fallimento, ecco, diciamo. Quindi stasera partiamo subito con delle rasaiate subito contro il calcio moderno, come esatto, è giusto che sia. Comunque stadio vuoto. Calcio moderno che tra l'altro ci porta anche adesso a fare 2 trasferte in 4 giorni. Sì. E diciamo che ci va fatta tra virgolette anche bene, perché sono entrambe le trasferte abbastanza comode, vicine. Una di giovedì sera, l'altra di lunedì sera. Ragazzi, non mi ricordo a memoria di aver fatto 2 trasferte in 4 giorni. Faccio un appello a tutti i bolognesi, continuate così. Sì. Ragazzi, io per un domani po' non ci Empoli sono stato, un bel però po' di gente, ho visto io che domani Empoli un bel po' di io gente. So che l'importante è che la trasferta gente di Verona, l'esodo che abbiamo fatto tutti quanti a Verona, non sia un fuoco di paglia e che si ripeta anche
Vabbè, quest'anno oramai direi che l'andazzo sta prendendo bene. No, io voglio vedere, no, è proprio questo. No, è da adesso. Esatto. Allora, è da adesso fino alla fine. L'appello di Leoni. Da adesso fino l'appello alla fine. Di Leoni. Ragazzi, funziona così. Da adesso fino alla fine del campionato, le ultime sei partite che ci sono, noi dobbiamo essere il dodicesimo uomo in campo. Ma, come abbiamo detto a inizio campionato, quando ci siamo trovati con loro là sotto a Casteldebole, loro devono essere 38 partite alla morte. Quindi sono come proprio noi. Queste sei partite qui che li infatti voglio vedere, che non sono in ciabatte. Sono proprio queste le partite che noi saremo lì con loro, noi a darci il nostro, voi purtroppo io no, ma e vabbè, arriverà. Tutta ci sta. Manca poco, dai. Manca poco. Ma soprattutto loro che vanno in campo devono essere quelli che ci daranno la dimostrazione che quest'anno è veramente cambiata l'aria. Eh sì. Perché sono proprio queste sei partite qui che daranno il senso a tutta l'annata che è stata l'annata. Quindi avvertiti tutti. Spero che siano stati già. E come dice Leoni, a Lecce in mille. A Lecce in mille. Il 4 esatto. giugno. Dai ragazzi. Esatto. Dai ragazzi. Riempiamo potete sopra e sotto, ferie. Riempiamo tutto. Cioè, chi se ne frega, dai mo. Dai ragazzi. E comunque sì, giustamente il Bologna deve darci dentro fino alla morte, ma anche noi come curva non gliela dobbiamo assolutamente dar su. No, quindi nonostante il giovedì sera e lunedì sera credo che sia facciamo il possibile di essere sia a Empoli domani che a Reggio lunedì. Credo che sia nato un ciclo virtuoso dove più tu spingi dalla curva più loro ti dimostrano che ci mettono il sangue, quindi avanti. Questo è il calcio. Gli ultras che portano avanti la tifoseria, che porta avanti la squadra e vanno insieme, cioè così è la bellezza del calcio. Allora, vogliamo fare una piccola parentesi della partita di domenica, perché ci sono state un po' di novità da parte nostra. Allora, intanto grazie a tutti quelli che sono passati prima della partita a Scheggia a comprare il nuovo materiale degli ultras. E anche dentro la curva. Chiaramente. Cioè, il grazie poi è rivolto a tutti. È rivolto a tutti. Sì, sì. No, va bene. Facciamo vedere, vogliamo far vedere. Chi è venuto prima a far balotta con noi, chi è venuto dopo. Allora, questi per chi ancora non li ha visti e non li ha ancora comprati, sono i foulard, gli ultimi foulard che abbiamo fatto, che sono usciti con la Juve. E questo, scusami Billa, questo della Billa. Quello lì è il tutta cappellino della nuovo. Billa, questa, grazie. Questo Expo. È quello, il cappellino nuovo. Con marchettino. E sono andati un po' a ruba. Adesso non so quante. Questo è spettacolare, ce l'ho già. Quanti pesti ne rimangono di questi, però insomma, dai, affrettatevi, che non è mai. Chiaramente tanti. Il giorno della partita, only for the user, cioè solo per chi viene allo stadio, perché chiaramente lo esatto, viene a comprare, sì. Poi sì, va bene, verranno venduti alcuni. Magari a quello che viene. Ah, però è sempre meglio ribadire che spediamo, se compri il materiale, esatto, sai che comunque. Non spediamo, non abbiamo app come esatto, magari no. Altri. Non mandiamo Stadio. Via, non mandiamo via sì, la roba. Si vende face to face. Esatto, non c'è DAZN, non c'è noi, quelle robe lì. Non. E oltre al materiale nuovo c'è stato anche il ritorno. Che ce l'avevano chiesto tra l'altro, oh, mi sa, avevano fatto la domanda un po' di puntate fa. Tipo. Guardate c'è stato adesso spettacolo. Qua non si vede bene, però c'è stato il ritorno della fanzina. Guardate che spettacolo. Allora, fanzine. Tra l'altro novità a perché colori. Esatto, è uscita a colori e non più in bianco e nero. A colori. Anche perché la fanzine in bianco e nero, eravamo proprio con la Juve, foto, non potevamo farlo uscire. Vedere, ma c'è un po' è una gag. Perché è patinata, quindi fa la luce, si vede male perché è patinata, cioè è spettacolare. Ok, guardate, si parla, vedi, c'è tutto anche solo roba scritta, perché c'è gente che sa leggere da noi. Per fortuna. Le foto e anche sempre. Scrivere, e anche perché scrivere, a quanto pare sappiamo anche scrivere. Perché la gente gli piace e ci sono argomenti interessanti. E insomma, e mancava, poi erano 4 anni che non la facevamo, tra il Covid, una storia e l'altra, poi quando siamo rientrati con il Covid non è stato subito così semplice. Quindi, ripartire con tutte le attività che avevamo dentro la curva. Ripartire pian piano si è ripartiti adesso siamo tornati. Esatto, prima TV. Siamo tornati in bolla. Modernizzati e poi con la fanzina, ma è sempre bella la fanzina, anche perché poi uno le tiene tutte quante, gli rimangono un po' ricordo. Di collezione, eh beh sì, le si colleziona. Allora, volevo finire anni 90. Un discorso sulla Juventus, sulla Rubentus di domenica, collegandoci anche che
finalmente, scusatemi, ma perché erano anni che questo non capitava, ma finalmente, quando viene una grande, anche la Juventus, i cori dei vergognosi bolognesi, juventini, che chiaramente ci sono, perché più della metà dello stadio era, se non più della metà dello stadio, quasi tutta, a parte sempre, la curva, cioè. Ma una roba, però questa volta noi ci abbiamo siamo sovrastato i cori, almeno per TV, io quello che posso sentire per TV, ho sentito i cori nostri che hanno sovrastato con una curva spettacolare, col nuovo coro che spacca le ossa. Sì, è diventato, bambini, ecco, posso dire? È stata una roba che spero che diventi un po' il marchio di fabbrica dei bolognesi. Direi che è stato apprezzato. Io non avrei, ragazzi, mai scommesso, cioè, quando me l'ha mandato Pollo, non avrei mai scommesso 2 euro, ragazzi, sul fatto che l'avrebbero imparato in fretta tutti quanti. Intanto, invece, stai parlando dei bolognesi. Alzo le mani. Che due righe scritte le sanno leggere a discapito di tanti. I bolognesi sono mediamente acculturati, per cui 2 righe le sanno leggere e le sanno anche imparare, se vogliono, se gli piacciono, se è una cosa fatta bene dove la gente è coinvolta, gli piace. No, ma infatti, come questa volta, grazie ragazzi, grazie. Dillo, veramente dillo. E anche il Bologna ha apprezzato il nuovo coro, sì, perché oggi hanno messo, è vero, hanno messo un video, hanno messo un video dove ci hanno inquadrato proprio a noi. E Bologna FC, pescalo Pietro, pescaci il video se riesci. Comunque, insomma, se volete vederlo, regia, se ci possono far avere, se volete vederlo, video, lo trovate. Però finalmente anche il Bologna si è accorto che ci siamo anche noi. Ci siamo, sono 49 anni che ci siamo. No, aspetta. No, vabbè, scherziamo, ovviamente. Sono stati tempi non sospetti dove con tutti eravamo come una grande famiglia. E me le ricordo. Stiamo molto scherzando, bene. Però sì, insomma, dai, ci fa piacere. No, che è bello, anche, è molto anche bello. Bologna se ne accorge. Esatto. Poi, insomma, adesso è un bel periodo per tutti. Tra l'altro, noi ci siamo anche nei momenti più brutti. Tra l'altro, sempre riguardante il discorso della Juventus, dello schifo, della Rue, ricordatevi cosa abbiamo messo fuori all'inizio della partita. Abbiamo tirato fuori uno striscione. Ah, giusto, sì. Se c'è una foto per Gazzoni. Per Gazzoni. Non per Gazzoni, contro la Juve, la ricordando Juventus, Gazzoni, dicendo aveva ragione Gazzoni, bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare, si dia o a Gazzoni quel che è di Gazzoni. Esatto. In questo caso, faccia la mia mano sua, e aveva ragione lui, aveva ragione, voleva diventare presidente di Lega per cambiare certe cose sulle plusvalenze, dove ce le siamo trascinate fino adesso, dove lui stava rischiando di finire in galera lui per sta gentaglia qui, quindi di che parliamo? A posto. Ed è stato bello che derubato. E quindi aveva ragione lui, derubato, e poi fra l'altro devastato. Cioè, a noi ci ha messo in condizione, l'ha rovinato. Noi stessi che chiediamo scusa, l'abbiamo già chiesto e lo chiederemo, perché comunque come Forever Ultra ci prendiamo la responsabilità di averla anche contestato quando è stato il momento di contestarlo, perché secondo noi faceva delle cose sbagliate del Bologna, ma aveva ragione su certe cose, magari su altre possiamo discutere, però comunque noi sempre un signore, se poi bisogna capire che alla fine aveva ragione lui quando, certo, parlava di certi argomenti. Sì, sì. E sì, poi, sì, insomma, mancano un po' quei presidenti, un po' di quello stampo, no, lì. Ormai sono finiti tutti quanti. Adesso oramai, come poi ne abbiamo parlato anche qua nella Fanza, che insomma l'ultima pagina della Fanza, che parliamo un po' di socios.com, quando il calcio fa ancora più business, adesso che ci sono tutti questi presidenti, sti fondi che non si sanno neanche. Che non si sa chi è, chi c'è a capo, chi è il prestanome, cioè, gente, di qualcuno. Gente fantasma, sì, 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 che prende a mano la propria, la tua squadra. Anche dei fondi di investimento. Io non ne so un cacchio di tutto, ma anche tipo anche la situazione Sampdoria non si capisce assolutamente niente. Cioè, il discorso presidenti è complicato ora, nei tempi moderni. Cioè, è veramente complicato. Perché stanno con quest'alone di cioè non è più chiaro, non è che tu dici c'hai quello, l'ultimo abbastanza era stato Percassi dell'Atalanta, che era di lì,
imprenditore sì, sì. E ha investito, capito? Però non esiste più quel format, cioè ormai stanno prendendo fondi adesso arrivano i magnati americani, bravo, o arrivano che hanno chiaramente un business, gli arabi, parliamo, non è che stiamo sputando saputo, però è proprio analizzando i tempi moderni, il cambiamento. Io sono d'accordissimo che se te vieni e mi fai vedere che effettivamente il Bologna quelle cose le fai come hai detto e lo fai perché dietro c'è un business al quale tu tieni e che è giusto che tu tenga questo business che è lo stadio nuovo e tutti gli legati dietro, che quindi sarà un business molto grosso, io chiaramente da ultras ti dico stai in occhio perché l'Italia non è l'America. Ok, quindi ti dico già, come in altre situazioni vedi Napoli, ti dico già che se vieni qua e vuoi fare un grande magazzino con la concessionaria, con il cinema, col parrucchiere e in mezzo al campo e la gente a sedere come se fosse al cinema, non funziona con gli spettacoli prepartiti, andiamo di discoteca. Siamo già andati in comune a chiedere, abbiamo fatto un'interpellanza insieme con i club, al quale c'è stata una votazione in consiglio comunale positiva nei nostri confronti, dove noi abbiamo chiesto che in curva venga la standing zone, cioè la possibilità, le possibilità ci sono, perché chiaramente stiamo parlando di cose che noi vediamo in Germania, come in Germania, in Francia, vediamo in Inghilterra, come in Germania, c'hai degli esempi molto vicini, quindi abbiamo portato degli esempi con delle metodologie, con delle cose effettivamente già standard che ci sono in qualsiasi posto d'Europa tu voglia andare, quindi non stiamo parlando di cose finte o cose campate in aria, e abbiamo chiesto che la nostra curva possa essere standing zone, quindi che la gente possa fare aggregazione e non abbia un posto assegnato dove la mascherina ti mette a sedere, se no prendi la diffida, perché qua non sappi che stai parlando con persone che si mettono lì, studiano e eventualmente trovano una maniera anche di andare per le vie legali, anche, cioè non stiamo anche, parlando anche solo il fatto delle multe se cambi di posto in alcuni stadi, ecco, c'è anche quella roba lì, cose del genere, cioè se io prendo l'abbonamento a Bologna dopo, è meglio che non, cioè, mia moglie, non conviene proprio che succeda, ma non perché, però insomma, cioè, il Bologna non è una squadra che ha tifosi ovunque, che magari può permettersi di riempire lo stadio anche senza tifosi. Piazza lo puoi fare con piazze molto molto grandi devono capire una cosa, che se tu vuoi riempire lo stadio tu devi avere un richiamo che non può essere solo la squadra, perché chiaramente la squadra per farla o ci metti pilla come quegli altri, il Real Madrid, e fai vincere o altrimenti tu, quello che ti crea anche la possibilità è un dinamismo, una cosa reciproca, dove io spingo per la squadra se vedo che la squadra spinge per me. In questo momento è esattamente il percorso virtuoso che speravamo di ottenere. Benissimo. E che speri anche duri. Noi ce l'abbiamo tutta. Che per fare questo vuol dire che poi tu non è che avrai sempre 30.000 spettatori, perché se fai squadra o i giocatori cominciano ad andare in ciabatte, sappi che non ci saranno, perché molti di questi spettatori che adesso io posso magari darti una mano come ultras, perché io comunque ci sono. Esatto, cioè il discorso è quello, è che gli ultras comunque ci saranno sempre, però tutta questa tifosi più veri, foga la curva è quasi sempre che viene, è quasi sempre gente sold out alla fine di settembre. Non è così scontata sempre. Te quando fai gli abbonamenti, quando la curva, va male le cose, si è visto spesso che poi si era in la famosa Torino in 300. Sì, no, esatto. Cioè, comunque bisogna fare in modo di creare una sorta di zoccolo duro che ci sia sempre, sempre, sempre in casa in trasferta. Ma e sempre, comunque, sempre vuol dire sempre. Esatto, comunque, è tutto collegato al fatto che tu poi ci dai la possibilità di esprimerci. Quindi non far lo stadio come la Juventus o come voleva fare De Laurentiis, che poi alla fine è dovuto venire giù di bocca anche lui, secondo me. Verrà giù di bocca anche lui. Ne parliamo più tardi, perché anche questo ma secondo me è giusto che ne parliamo a voce ferme adesso, come abbiamo fatto noi in consiglio comunale e lo rifaremo anche in altre occasioni, dove spieghiamo chiaramente che se tu vuoi ottenere che tante persone intorno, magari come corollario, quando andrai in posti avrai bisogno di noi.
Sì, sì. Abbiamo un po' di messaggi su WhatsApp. Sì, Mirko ci chiede intanto complimenti alle ragazze per la promozione in B. Ah, cavolo, è vero. Giusto. Parliamo anche di questo nella seconda parte, parleremo delle ragazze che staremo cercando di trovare la maniera di fare una festa con loro di promozione. Cavolo, poi sono andate su proprio questa settimana, se non sbaglio. Visto che, sì. Domenica. Definitivamente sì, domenica. Sì, questa è una matematica. Che ci avevano invitato, ma c'era Bologna-Juve. Stesso giorno. Ma non è che c'era Bologna-Juve, c'era lo stadio proprio. Sì, era la giornata giorno. Dello stadio, cioè poteva essere anche Bologna-Casalecchio. Infatti, allora, chiedo scusa a nome dei Forever Ultras alle ragazze, perché fino a questo punto noi avevamo sempre detto che volevamo trovare la maniera di andare da loro. Ma proprio il giorno che c'è Bologna-Juventus è matematicamente impossibile per noi, perché impossibile. Capisci che per un ultras la partita non c'è dalle 8:30 alle 10:30, la partita c'è dalle mezzogiorno, dalla mattina, da quando ti svegli, esatto, anzi dal giorno prima che non dormi la notte, perché c'è la partita, perché c'è la partita, e questi invece quando vai a letto contento perché hai pareggiato uno pari a mezzanotte e mezza, l'una, le due, quando dopo hai festeggiato. Scusatemi. Sì, no. Vai, continua. A tal proposito ci chiedono anche, quando venite a tifare con noi, venite a Venezia domenica? Allora, facciamo la trasferta a Empoli domani, poi abbiamo dobbiamo andare lunedì sera a Sassuolo. Mi sa che è un po' impossibile, cioè anche perché il portafoglio scendi in traghetto da Venezia direttamente. Noi faremo di tutto per trovare la maniera di venirvi a festeggiare prima, ma non so come fare, ragazzi. Tra l'altro sono uscite anche le prossime due o tre partite del calendario, non riusciamo neanche a venire la prossima in casa perché è lo stesso giorno di Bologna-Roma. Ok. Allora, aspetta, vediamo come fare. Quindi adesso insomma ce la stiamo studiando, però abbiamo bisogno che anche la Lega Calcio si dia una mossa a dare sti cavolo di orari delle partite, perché ultimamente danno ogni due settimane ti danno quegli altri, non riesci a organizzare nulla. Ma nulla, cioè non solo venire a vedere Bologna appunto, femminile, anche solo per anche dire, gli eventi di scheggia riesci. No, ma per cioè, dire anche solo organizzare Lecce, che è una trasferta comunque un po' più lunga e tutto quanto, se uno deve organizzarsi ancora non si sa nulla e manca un mese. Capito? Cioè un mese sì, esatto. Perché se metti il caso che volevi nulla, fare morale, il treno niente. E volevi prenotare per andarci. Un treno qualcosa, ma non anche semplicemente prendere ferie per il lavoro. Cioè, non, senso, lo puoi non, fare. Non lo puoi fare. Anche perché e poi magari aspetti, poi se la mettono la sera che il treno. Mi dispiace ragazzi, io comunque faremo in maniera di trovare la maniera di venire o di festeggiare con voi. Comunque, non ho proprio idea. Siamo in questo momento, anche voi capite, che con il Bologna che... va sostenuto, noi siamo impegnati praticamente 7 giorni su 7 per questo, più tutte le attività che abbiamo con scheggia. Vi chiediamo a voi se avete voglia di venire a bere una birra da noi, che noi siamo sempre disponibili e festeggiamo insieme. Comunque stiamo pensando a qualcosa, appena abbiamo qualcosa di ufficiale lo comunicheremo in tutti i modi possibili. Comunque grandissimo. Allora, su Facebook ci saluta Leoni. Ciao mister. Bella giovani, soprattutto quello in mezzo. Ci vediamo domani, mi mancate. Bella ciao, Leo, ciao. A domani. E anche ci saluta anche Sergio Infantino, appuntamento imperdibile. Ciao Sergione, bella vecchio. E poi allora aspetta. Poi ci chiedono anche quanti tifosi verranno a Empoli. Non ho idea. Io avevo letto c'è un settore da 3.000 un po', e a metà è andato, quindi comunque sui 1.400-1.500, che secondo me è buono. Empoli buono. Infrasettimanale buonissimo. Merda. Buono. No, infatti sono contando sono che dobbiamo fare 5.000 a Sassuolo. Dai ragazzi. Però Sassuolo è più vicino, cioè ci metti un attimo in macchina, sono 20 dico, minuti. Io ve lo dico, lo so già. È vero, dobbiamo Sassuolo è come la Juventus. Sassuolo è peggio perché sono andati a rubare lo stadio alla Reggiana. Tra l'altro, tra parentesi, la Reggiana è salita in Serie B, quindi c'è. Adesso speriamo che magari venga anche in A, così gli fotte di nuovo lo stadio al Sassuolo. Comunque è di proprietà, sarebbe proprio comprato il Sassuolo. Sì, è loro, cioè, punto.
Cioè, è veramente una cosa veramente. Sì, li hanno sbolognati. E tra l'altro, bisogna far io presente. Io faccio un'ingiunzione comunale: bisogna che far ci deve presente giocare che la Regina, la Reggiana, ci gioca la Reggiana. Lo stadio della Reggiana, quello che adesso è il Mapei Stadium, l'hanno costruito gli ultras della Reggiana. Cioè, l'hanno finanziato gli ultras della Reggiana. Non la sapevo neanche. Non la sapevo questa. E poi il Sassuolo gliel'ha fottuto. Pensa a te, quindi, ragazzi, cioè, è come se noi mettiamo i soldi per poi arrivare. Ma davvero, saremo, cioè, anche, saremo anche che ci troviamo sul campo, è un conto. Però la solidarietà per queste cose è massima e assoluta. Sì, no, quando succedono ste infamate, poi da parte di chi? Da parte di quelli potenti che hanno i soldi. Da parte di questo cazzo di calcio moderno, sì, di queste squadre, sì, sì, fantasma, che sono i serbatoi di altre grandi squadre, perché è chiaro che Squinzi ha potuto fare perché gli davano dei buoni giocatori, squadre come la Juventus, come la Inter, robe, sì, così. Sì. La Juventus soprattutto. Soprattutto. Poi, buona, perché poi vado a scoprire poi i segreti nervoso di Pulcinella, vado a scoprire i segreti di Pulcinella, mi viene il nervoso, dopo va, siamo stati. Non serve, dai, allora ne approfittiamo per andare un attimo in pausa. Beh, poi così dai, si calma, Gio. Calma. Stasera sono carico. Ci vediamo fra poco. C'è una buonasera, ragazzi. Bentornati. Eccoci. Pausa durata poco, ma oramai le pause le facciamo durare tutte poco. Basta. Così ha deciso Ecu e così è. Così parlò De Cutustra. Ah no. Dopo chiudiamo, allora, le chiavi, è perfetto. Abbiamo altri messaggi. Saluta Pietro Danci da Carpi. Ciao Carpi. Non so, è uno dei ragazzi. Saluto a tutti, non lo so, però comunque, insomma, dai, salutiamo tutti i ragazzi di Carpi. Sì, non è Carpi il nostro Carpi. Ne approfittiamo anche giustamente per salutare e ringraziare tutti i ragazzi di Ravenna che ci hanno ospitato venerdì sera per una bellissima grigliata là da loro. Insomma, ne abbiamo approfittato per fare due balotte, è stato molto bello come sempre, solita grandissima, esatto, accoglienza da parte dei Ravenna, fratelli di Ravenna. Bologna, cioè, Ravenna e il cazzo ci si impenna. Grandi ragazzi, sempre spettacolo. Vabbè, ma è un grande paesone dove i confini vanno da Bologna alla Veneto. Esatto, tornano indietro, cioè vai là, sai, poi che una sei... sera vai qua, una sera loro vengono qua, una sera vai tu là, bellissimo, bellissimo. E non vediamo l'ora di... E che Bochum è così lontana, sennò sarebbe uguale da là. E non vediamo l'ora di passare l'URB insieme a loro. Esatto, sì, siamo carichissimi. Adesso che l'abbiamo ufficializzata, che anche quella, come la Fanza, anche l'URBIR torna dopo 4 anni. Ah, non era stato anni. Annunciato, sì, in sì. TV? Era stato annunciato. Però adesso lo annunceremo tutte le puntate. Assolutamente. Ogni 5 minuti sveglia. C'è l'URBIR, c'è l'URBIR. 16-17 giugno a Schegge ci sarà l'URBIR. Ci sarà l'URBIR, torna l'URBIR. Col torneo, noi siamo carichissimi. Torneo con la Coppa Chiosco. Concerti. Coppa Chiosco, esatto. Coppa Chiosco che no, non era l'URBIR, però all'ultima festa di Fidati ha vinto la balotta del Pratello. Ma vabbè, giocavano in casa. Vabbè, esatto. Troppo facile. Allora, ragazzi, vedo anche dei messaggi su WhatsApp. Sì, allora, sì. Andiamo con WhatsApp. Sì, ci dicono grandi, vorrei sapere da voi una serie A di gruppi ultras. Le prime 20 curve d'Italia per tifo e pacche. Socia. Te la dico la prossima volta, faccio mi guardo un attimo le statistiche, non lo so. Le statistiche. Non ne ho idea. Una serie sarebbe A. bello aver sicuramente tra quelle 20 lì di Serie A almeno 3 o 4 squadre dell'Emilia Romagna, dai, così almeno, insomma. Sarebbe così ci bello, fai dei derby, sì, Parma. Beh, in Serie B, Modena. Serie B secondo me già ce ne sono una decina che potrebbero tranquillamente stare in Serie A alla grande. Ecco, mi piacerebbe andare a Reggio Calabria. Quello, guarda che io sono lì così con le dita incrociate perché anche io sto... Reggio Calabria. Sì. Poi, allora, però, è salito... Però ti dico la verità, se parli di Serie A, quindi di tifoseria, devi anche pensare al discorso dei numeri, e non puoi prescindere da certi numeri, quindi al di là di tutto, se avessero un certo tipo di mentalità, le grandi città sarebbero delle ottime fucine di ultras. Alcune, sì, secondo me, più di altre, stanno avvicinando... ma altre sono ancora a dei livelli. Dipende anche dai periodi. Per esempio adesso, per dire, vabbè, l'abbiamo già, vabbè, sì. Insomma, poi invece ci sono... Curve che magari si trasformano alcune e sono curve iper una volta, mega in forma, ma perché anche magari il momento della squadra, certo, che li certo, aiuta. No, ma ci quello, sono anche quello curve quello che una ciclo, volta cioè, erano
diciamo così, vivevano la loro tranquilla mediocrità, che stanno venendo fuori. Sì, sì. E curve che invece magari una volta erano prese a punto di riferimento e che adesso si trovano in un momento di transizione. Sì, sì, non vi voglio dire i nomi perché chiaramente ognuno di loro, non devo offendere nessuno, quindi, però i pensieri li abbiamo tutti e chi fa parte degli ultra sa che queste cose capitano perché siamo qua da 50 anni, ragazzi, quindi, e varie generazioni si susseguono in ogni curva d'Italia. Sì. L'unica cosa che non manca mai è la voglia di dimostrare di essere i numeri uno di chiunque vada in una qualsiasi curva. Esatto. Allora, ci scrive a 7, che come al solito ci scrive sempre. Ci scrive: inizio trasmissione forever e subito la viola ha pigliato gol. Bella rega. Oh, almeno per una volta gli portiamo sfiga. L'altra volta gli hai portato benissimo. L'altra volta gliel'abbiamo gufata. Si è stati zitti. Ha portato male. Niente. Sì, c'è da dire che poi dopo il vantaggio è durato 2 minuti, però... Vabbè, oh, almeno comunque noi ci abbiamo provato nel nostro. Sì, esatto. Gufavamo poi... in silenzio, zitti. Poi ci fa 2 domande. Vedo da parte di tanti uno snobbare trasferte come Empoli o Sassuolo. Occhio che non hanno quasi tifo, ma il BFC non andrebbe seguito ovunque? E poi dopo ci chiede anche: e come vi sono sembrati Gobbi? Discreto tifo loro prepartita, poi durante il match è sparito. Allora, i Gobbi, sì. Allora, non me l'aspettavo, che comunque, insomma, si sono fatti sentire abbastanza nel prepartita. Poi, ovvio, durante la partita li abbiamo un po' surclassati, quindi non c'era neanche modo di poterli sentire. Però, per prendere Caldallara non si sente un cazzo. Sì, cioè, no, da esatto. Una parte dell'acustica fa schifo. Sì, no, no, vabbè, non è una reale percezione ovvio, della cosa. Ovvio, ovvio. Quello c'è. Poi mentre la curva, sì. Mentre noi stiamo cantando, è ovvio che non senti automaticamente quelli di là. E sul fatto di snobbare trasferte come Empoli o Sassuolo, insomma. Beh, dai, non mi sembra proprio snobbare. Dai, Empoli 1.500 di giovedì. Empoli, se siamo in 1.500, è un buon numero. Davvero. Sassuolo comunque viene sempre riempita, più o meno, quindi insomma... Secondo me sono più altre le trasferte che vengono snobbate. Si scappa, tipo Torino col Toro è stata snobbata parecchio quest'anno. Torino col Toro in realtà è una bella trasferta. Si torna a Lecce, è tutto torna lì. Lecce sarà il vero banco e di le trasferte del tutti. Sud, soprattutto. Vabbè, Roma quest'anno cadeva del subito giorno della Befana, esatto. Insomma, quindi va bene. La prova è sulla lunga distanza, esatto, ragazzi. Esatto. Perché a Napoli eravamo in 60. In 60 eravamo. Comunque, questo vuol dire attaccamento alla squadra, certo, attaccamento ai colori, tutto quello che vuoi. No, però dai, rispondendogli abbiamo vissuto anche, però, cioè, secondo me, periodi in cui erano davvero snobbate di più le certe trasferte. Sentendo che Empoli e Sassuolo sono snobbate, no, per esempio, ti dico, per Sassuolo è capitato che una volta eravamo in protesta perché ci avevano fatto un biglietto a un prezzo stratosferico, cioè. E comunque era una situazione anche in cui eravamo in protesta perché era la squadra, non mi ricordo se la squadra, vabbè. Era l'anno credo che ne aveva prese 7 dal Napoli in casa. Invece che i soliti 4-5 mila che riempiamo tutto il settore, 3 mila, 3.500 quando la gente non gli aveva frega in cazzo, che sono andati tutti al mare, ma quell'anno 350, penso 300, quindi insomma... Sì, e nessun gruppo al seguito. Perché evidentemente anche il tifoso normale si era reso conto che dai, a vedere per uno spettacolo che so già come va a finire, ma lascia stare, che neanche fosse una partita dove rischiavamo o due, quindi era proprio... No, abbiamo anche vinto, mi ricordo, quella partita che noi mancavamo. Vabbè. Giusto per. Perché? No, giusto per farci rodere un po' più. Mancavamo, non stava rosicando abbastanza. Va bene. Ma... Allora, facciamo un salto su Facebook. Vai. Allora, Dario Petriccioli ci scrive: sera ragazzi, Dario da Genova. Ciao Dario. Forza Bologna sempre, vorrei ringraziare i napoletani per lo striscione in ricordo di Sinisa, davvero un bel gesto. Me lo sono perso. Ah sì, l'hanno fatto quando gliel'avranno fatto domenica, mi immagino. Sì, hanno fatto uno striscione, perché l'ho domenica. Visto da qualche parte. Quello aveva la partita prima? Non lo so, però ho visto uno striscione per Sinisa da qualche parte. Me lo sono perso. Per Facebook l'ho visto. Ci sta. Cioè, su Facebook gira uno striscione, l'ho visto anch'io, di napoletani che per Sinisa, appunto. No, grazie, non l'avevo la visto. Storia di Sinisa ha preso un po' tutta Italia, vabbè, era poi beh, insomma, sì, dai, c'è un normale, minimo di dai. Sensibilità, cioè, poi Anna Tigre dice: grande Gio. Ciao Anna.
Enzo Cavallar dice grandi forever da Trento. Grande. E fino a Trento, ragazzi, grazie. Un salutone. Gabriele Guidi ci dice grandi forever Gheddo da Funo, il solito Gheddo da Funo, che noi ti rinnoviamo di venire a Cheggia a presentarti, cioè. O anche esatto qua. Vieni qua, stabiti qua, qua fuori dalla trasmissione. Vieni qua fuori. Vieni qua, dai, facciamo due balotti. E la Cia invece, che è ancora incarognita dal post Verona, dice io comunque la mia petizione per farmi risarcire la serata di venerdì dalla questura di Verona l'ho fatta. Se domani succede uguale a Empoli, mi aspetto almeno un panino con Lampredotto offerto. No, no, Empoli vabbè, si torna allora, panino, panino con Lampredotto offerto non è un problema. Offerto a tutto il pullman, esatto. Il panino con Lampredotto. Quello non è un problema, credo. Che non ti capitano mai più le minchiate che capitano tutte le volte che andiamo in trasferta, quello è impossibile. Le minchiate già. Sia post partita che... Beh, ma insomma, chiaro, sei andato a Verona. Ma anche le minchiate pre partita. Verona, nemico storico dei bolognesi. E la cella di Verona romperà il cazzo ai bolognesi all'inverosimile, perché anche solo un movimento fatto brusco per loro è vediamo, perché la cosa magari su quelle più corte sono più ci fanno tornare tardi, anche lì Sassuolo. Come le minchiate post partita che fanno, no, che non ti lasciano mai uscire sì. Anche quelle pre partita, gli autisti che ultimamente sono fusi col cervello. Sarà meglio allora che... lì non è colpa. Non sarà è... meglio che allora si lì è colpa si dell'autista. Era un punto purtroppo della lista. Lì non è colpa della... C'è scritto. No, che non ci lasciano a piedi domani, perché sennò veramente... Cioè... Vi prego. È importante, bisogna ragazzi, arrivarci. Prego. Per rifare il Bologna. Sì, poi, perché abbiamo anche un problema autistico, vabbè, quello sorvoliamo per favore. Ci saluta anche Danilo Billi. Grande ciao Danilo. Dice ciao, bella Gio, un saluto a te ragazzi, in studio vi seguo sempre, grande. Ci saluta Pavia. Ciao Pavia. Buonasera Manuel. Che ma lui ci segue sempre. Che era, sì, era anche in Pullman a Verona. Sì, sì, sì. Che... vabbè, l'abbiamo già detto, Tito è tenero. Ha ripreso il battesimo, bene, bene. Allora sei tornato uno della ballotta anche te, apposta. Poi ci sta seguendo anche Alan, il tabaccaio. Grande come Alan. Sempre, bella tabaccaio Alan, numero uno, ogni volta lo ricordiamo, Alan e Jane. Esatto. Il nostro tabaccaio di esatto. Riferimento. Nostro tabaccaio di riferimento. Allora, curiosità per... Sì, sì, perché non si fa più il coro Gobbi di Bologna, siete solo... Una vergogna. Juventini di Bologna siete solo una sto vergogna. Giro mi sa che non l'abbiamo fatto, però vabbè, insomma, dai, perché non è che se non l'abbiamo fatto... stavamo talmente godendo che delle miserie altrui può anche fregarcene, oh. Cioè. Ci è andato un rigore a favore senza VAR anche. Incredibile, questo non succederà mai più infatti. Abbiamo rischiato di vincerla. Senza VAR ci è andato un rigore a favore. Abbiamo rischiato di vincerla. E che poi va bene così. E poi dopo, e per il fallimento di una rivale storica come la Doria, sotto sotto un po' si gode oppure no? Per me i doriani si sono sempre fatti troppo il viaggio. Guarda, ti dico, mi dispiace che una tifoseria come esatto, la Doria esatto. Non abbia una squadra come si non abbia una squadra decente da me. Anche perché secondo me c'è la cosa che può essere un mio avversario, la Doria può essere la mia avversaria e tutti i giorni andrei a fare, però essere avversari vuol dire che poi però mi piace avercela, capisci? Non è un nemico, è un avversario, capite la differenza? Di conseguenza, assolutamente, siamo dispiaciutissimi se la Doria non possiamo più ritrovare, se non allora, possiamo più ritrovare i doriani davanti esatto. A noi. Ma poi esatto. È un fatto che ci vanno a rimettere davvero soltanto i tifosi, che ci sono l'unica parte sana, cioè, capito, sì. Che rimane, e sono gli unici una, che soffrono. Una delle poche tifoserie che gliene frega. Come noi, cioè. Ha ancora dei riferimenti old style, cioè loro ci hanno ultrastito, cioè la più vecchia. 69. Forse anche prima. No, 69. Poi ci sono, e anche gli ultras granata sono dello stesso anno. 69. E poi c'è la Fossa 69, Fossa 70, poi dopo ci sono i Boys Roma 72, quindi, poi noi. Cercate di capire, cioè, a noi dispiace tantissimo che loro non possano avere una piazza, una curva da mantenere certi valori, certe cose. Dispiace tantissimo. No, è vero, quindi, è vero. Cioè, altre domande? Perché comunque anche sul perché fatto, ti sul metti fatto... un po' anche nei loro panni, cioè, ma... No, ragazzi, loro è un bel po' che... Noi ci siamo... No, ragazzi, attenzione. Io ho ancora, ancora le braghe sporche in casa del periodo in cui abbiamo rischiato di
finire come loro. Capito? Sì, sì, cioè, sì. Quindi a quel punto non sai neanche se è meglio fallire e andare in B, però cioè, fallire vuol dire fallire non sai mai dove ti porta. Esatto, quello è il discorso. Meglio delle due retrocedi, stai marcisci in B, però non marcisci. Però comunque che rimanga la tua squadra del cuore rimanga della tua identità, ecco. Hai trovato il video? C'è arrivato un video. Sì, adesso lo mettiamo. Perché noi a sto giro non li avevamo. No, non li avevamo. Questi non li fanno vedere per TV, ragazzi. Cioè, per la TV normale, quando guardate la partita, questi video qua non li vedete. Adesso. E allora godiamocelo. Vogliamo far partire. Bologna, tu sei forte in Bologna. Così bella Bologna. C'è una cura che siamo noi. Questo ragazzi, qui è il video che ha postato la pagina del Bologna. Mi è venuta la pelle d'oca. Sì, sì. Cioè, no, ragazzi, no, bello, merita. Cioè, comunque, no, magari hanno messo qualche video dove c'è qualche immagine, qualche secondo, però un video proprio così, un po' dedicato a noi ci stava. Sotto, proprio grazie. Lì sotto. Sotto bello, lì sotto, bello, col coro nuovo. Bello. Sì, no, perché giustamente quando c'è da dar contro, diamo no, contro. Quando c'è da dar merito, si fa un plauso, dà merito. Ringraziamo, perché... sì, perché effettivamente. Esatto. E poi c'era una roba che mi era rimasta dalla domanda di prima sul fatto di chi si fa il viaggio meno. Secondo me ci sono tifoserie che si sono sparate più il viaggio che i doriani, dai. Decisamente. Molto più. No, di che cosa stiamo parlando? No. Poi allora... No, i doriani non si sparano il viaggio, ragazzi. È un altro discorso. Loro hanno uno stile che è lì da 50 anni, quindi cercate di capire che chi ha tanti anni alle spalle ha una tradizione, ha dei valori ben saldi e magari non fa cose eclatanti che magari vedete o sentite in altre situazioni o in piazze molto più numerose e gestite in altre maniere. Sì, esatto. Quelli sono ancora un po', insomma, come noi, ecco, insomma, diciamo, dai. Voi avete una tradizione dietro, perché voi siete sbarbi, ragazzi. Sì, però no. Come me, che io prendo il calcio, ho preso il calcio in culo ai miei tempi, perché certi valori non si prescindono, se sei forever certo. È così, voi state prendendo il calcio in culo, se per caso questi valori non vengono, non sì, vengono percepiti come confermo. Vostri. Quindi c'è... Pronti a... Questi sono... Che stè? Sì. Allora, Ale, salutiamo sì. Ale. Ciao ragazzi, per far rimanere sia Orso che Dominguez non sarebbe il caso di fare qualche coro? Due giocatori forti che stanno bene a Bologna. Ma non penso che sono i cori le cose che ti... Beh, un coro per Dominguez ce l'abbiamo, non lo posso fare, ma ce l'abbiamo. Allora, se sono i cori da Pullman esatto. Che... Fermi. Non lo posso fare. Volete un pippone? No. Volete vabbè, un pippone? Dai, lo sanno già gli ascoltatori. Niente cori per i giocatori. Deve tornare un Beppe Signori, forse. Se stavo vuole. Dicendo un Bulgarelli. Io un pensavo. Bulgarelli, però quindi siamo ancora molto lontani. Guarda, sì, già il fatto che stia pensando di mollare la squadra per andare dall'altra parte, per me non ha nessun motivo per cui io debba esatto, fare un corpo. Anche perché alla fine, se ci pensi, tutti i nomi sì, sono forti, non forti, vanno via, ma quello che resta è lo scudetto. Poi nel senso, vabbè. È il Bologna quello che conta, quello per cui dobbiamo lottare tutti se insieme. Se tu adesso, parlo con Dominguez, se tu adesso decidi per 100.000 euro in meno fai la traduzione in argentino. Rimanere a Bologna e iniziare un ciclo col Bologna che ci porta a una semifinale di UEFA, almeno non a vincerla, a una Coppetta Italia, io te lo invento io il coro. Vogliamo fare la traduzione? Che date, amico? Ho detto rimani e basta. Oh, che date? Ciao, allora, Alan, il tabaccaio, ci dice siete 800 domani a Empoli. 800? Cioè, mi smorza così gli entusiasmi. Sì, dai. Oggi, grazie, Alan, che mi riporti alla realtà. Oggi, aperta anche Sassuolo e già venduti 700 biglietti. Aperta già Sassuolo. Okay. Sassuolo. Quindi vi state tutti tenendo per lunedì, maledetti.
Vabbè, c'è anche più, domani. C'è ovvio anche che più domani. È corta la trasferta, più si torna tardi. Ragazzi, Sassuolo si fa after. Dai, andate a farsi. Ma poi anche di lunedì sera. Cioè, sì. È forse più comoda domani. Boh, andate a fare. Due giorni di merda. Fatti il biglietto, domani è aperta ancora. No. No. È già chiusa da un'ora la vendita di Empoli. Quindi siamo 800. Quindi grandi quegli 800. Comunque, dai. No, vai, va bene, dai, io tutto sommato va bene. C'erano tempi peggiori. Esatto. Ad esempio, a Milano col Milan quest'anno, ribadiamo, eravamo in 100. A Napoli a ottobre eravamo in 80, 60, 70. Dai, no, 800 no, Empoli, va già bene, è già, insomma, meglio. E io continuo a pensare che comunque queste cose capitano sempre perché, facci un calcolo, Bologna comandava e il Bologna... Una merda, no. Sì, no, ma infatti, esatto, cioè a seconda è così, va dai risultati, dai, lo sappiamo, non è una novità, è sempre stato così, cioè di sicuro se vai a giocare col Cittadella... Cioè, chiaro che noi siamo lì, perché quando arrivano tutta questa gente che magari, se ci sono dei ragazzi, se c'è la gente interessata, che poi invece di avvenirci una volta e basta, ci torna e comincia a venirci assiduamente, regolarmente insieme a noi e vieni in trasferta, allora hai trovato un altro ultras, sì. Che è così, però queste cose qui non capitano per caso, cioè. No, assolutamente. Allora salutiamo la Billa che sì. Ciao, Billa. È tornata, grande Billa, sempre via. Ciao Billa. Questa roba te la dopo la bella vita, tua. La Billa te la stiamo strapazzando. Questa roba è tua e me la tengo io perché ha detto che ci sono pochi. Abbiamo preso dalla tua sacoccia. Presenti discorsi dei calci in culo. Sto scherzando, era una gag. Allora, Claudio VS. Sì, ci fai complimenti per il nuovo coro stratosferico. Grazie, vecchio. Bella Claudio. Grazie Claudio. Allora, salutiamo il numero sconosciuto. Questo ragazzo che non si firma. Ciao ragazzi, il problema delle trasferte non sono solo i numeri delle presenze, ma il numero di chi partecipa attivamente al tifo. Certo. In trasferta, più che in casa, bisognerebbe tirare fuori la voce. Come fare per coinvolgerli? Ci chiede? No, vabbè, sto scherzando, è una gag. Una volta... No, una volta lascia stare. Una volta erano altri tempi. Adesso come fai per coinvolgerli? Comunque sia. Adesso gli rompi un po' le palle. Chi va in trasferta? Se va in trasferta. Infatti, però io posso dire una cosa, cioè lui dice che in realtà gli sembra che in trasferta canti a meno che in casa, a me sembra il contrario, sì. Poi non so, ma è una mia anche percezione magari. Anche a me sembra il contrario. Cioè a me sembra che in casa veramente siamo, a rispetto delle trasferte, siamo un po' più flosci, un po' meno costanti coi cori magari. Cioè in trasferta comunque ho sempre notato che chi va in trasferta comunque ci va esatto. Perché ha voglia di arrivare fin lì. Quindi se ha voglia di arrivare fin lì ha sicuramente voglia di tirar fuori la voce. Magari è stanco e magari è una cosa o l'altra, ma... Comunque sei lì, tira fuori sei la lì voce. Per tirar fuori quindi la voce. Su 10 che vanno lì, 9 tirano fuori la voce. In una curva non tirano fuori la 10, 9 su 10, ma magari sono 7, 6 su 10 che tirano fuori la voce. Gli altri 4 sono lì a fare il playback. Esatto. Lo sappiamo tutti, no? Cioè, playback, madonna. Poi c'è il momento di enfasi dove senti il coro che sale su forte, perché lì sì che cantano tutti, ma sono sono... pezzi della partita, poi ci sono, non è sempre uguale il coro, ha dei momenti in cui c'è un calo e il nostro compito qual è? Sapete, quello di non mollare, prima di tutto. O hai qualcosa di meglio che porta dell'altro coinvolgimento, o se no cerchi di portare avanti il coro per ricoinvolgere le persone a cantare. Sì, esatto. Sì. Esatto. Quindi, Bisogna cantare. Allora, Pavia ci scrive... Se dentro allo stadio, sì. Poi, sì, che ci si viene a fare, se no. Pavia ci scrive, il tenero sempre un tenerone. Neanche mia madre mi ha bussato così. In tanti mi sa che lo possono dire. Oh, ragazzi, dimagrito, però cinghiale è sempre cinghiale. Eh sì. Allora, ci saluta anche... Non vedo l'ora di tornare. Fabio di Massafra. Sì, ciao Fabio, sì, è uno dei ragazzi che veniva con me in palestra di pugilato. Bravi tutti, un gran saluto a tutti, a voi e al mio carissimo amico Joe. Ciao Fabio. Poi anche abbiamo Filippo Cavuoto, dice ciao ragazzi, c'è qualche t-shirt o felpa in vendita del gruppo? Grazie, ci vediamo domani a Empoli. Allora, secondo me quelle che sono rimaste... Non so, la prossima partita in casa, esatto, passa da scheggia nel prepartita, che insomma c'è il nuovo materiale. Adesso chiedi a Josef. Maglie, felpe,
Oddio, no, qualcosa c'è, però bisogna vedere con le maglie. Tutto le maglie, perché... ah, le maglie... chiedi a Silvana, non io. Maglie, allora, maglie abbiamo sicuramente le maglie di Scheggia, quelle bordeaux. Esatto. Felpe, non so, non credo siano rimaste tutte le taglie. Però comunque ci vediamo la prossima in casa a Scheggia, esatto, nel prepartita, così vedi poi meglio anche te quello che è rimasto. E Dario Petriccioli dice ancora: Dario da Rapallo, bravissimi ragazzi. Ciuccia da Rapallo, a lei. Abbiamo anche, cioè, chi dice che è bella mia. Cioè, Dario da Rapallo, bravissimi ragazzi, curve, squadra, grande sintonia, merito di un gran Motta, sempre Forza Bologna. Beh, merito anche nostro, dai, insomma. Sì, esatto. Io per un attimo pensavo, ragazzi, Motta inizio, l'autogrill. Merito anche nostro, allora, della curva. Inizio campionato, ci sono stati dei chiarimenti, cioè abbiamo detto la nostra davanti a tutti a Casteldeboli durante l'allenamento, che abbiamo fatto la donata con tutti gli altri, vi ricordate, no? Sì, sì, certo. Sì. Pollo, sì, il nostro, sì, megafono attuale, ha parlato, ha detto delle cose, e poi bisognava e bisogna dargli il tempo di dimostrare se quel patto più o meno che è stato stilato quel giorno, ripeto, se quel patto verrà rispettato, lo scopriamo nelle prossime 6 partite. Tutto si gioca in queste 6 partite. Io voglio vedere 6 partite come se fossero le partite per vincere la Champions. Anche per perché, Champions, con tutto il rispetto, esatto, sono 5 partite tutte abbordabilissime. Quindi, sì, insomma, vabbè, sì. Abbordabili. Noi faremo in maniera, sì, di fare il tifo, meno, come, dai, se dovessimo andare, vai, in Champions. Cremonese, Sassuolo, Empoli, Napoli già campione d'Italia, mi vuoi dire Lecce? Vuoi dire che non sono Roma, che Roma, la Roma, la Roma, però a noi ci capita la Roma quando loro in mezzo alle loro Europa due semifinali League. Sì, allora, loro giocano la semifinale poi con noi, poi l'altra semifinale, cioè, sono anche partite anche abbordabili in un periodo che, quindi secondo me ci sta che spingano fino alla fine, noi ci, no, siamo, più che altro cioè, visto veramente, che ho sentito che c'è stata un'analogia con Ulivieri, non ho parlato a caso della semifinale di Coppa UEFA con quella di Mazzoni, perché è partito tutto con il torneo dei bar di Ulivieri, sì, chi, sì, chi c'era sa, come si dice una volta, chi c'era sa. Io non ero ancora nato, quindi non so. Nel 94, ecco, torneo, sì, dei bar del 94. Tu te lo ricordi, Deku? Io me lo ricordo bene, c'era. Io c'ero anche all'Effe, all'Effe c'erano tutti, sì, sì, c'ero anch'io. Abbiamo altro su Facebook? Abbiamo, no, sì, momento, qua no, ci abbiamo domande. Ancora 7. Vai, vai, Pietro. Sì, domani Celere di Empoli, ovviamente la stessa di Firenze. Quindi centinaia di scarpe tolte come al solito alla Perquisa, direi. Sharp. Ogni partita fa storia a sé. Sì, esatto. Poi non... Allora, che sappia io, Empoli hanno... lasciamo stare, proprio la questura di Empoli non ne capisce una mazza, quindi... Fanno delle cose fuori, non so, spero che si siano ammodernate, esatto, almeno capito che giochi in Serie A e che le tifoserie grandi non le possono trattare come se fossero una banda questo di strada che è fa stupendo delle messe. L'ho letto, sono riuscito a leggere. Che cosa? Ah, leggilo pur tu allora, mia dai. Dai, non chiedermi, mia moglie che fa la maestra ha insegnato il nuovo coro ai bambini. Grande, questa cosa grande, meravigliosa. Grande, perché così sono deve loro essere il futuro. Esatto, sì, esatto, esatto. Grande, cioè, grande, grande tutto, fare olin sui bambini. Beh, bambini, beh, che già noi ribadiamo, a fine partita li portiamo sempre sulla balaustra per fare in modo che magari qualche giocatore, finita la partita, si avvicini e gli dia la maglia che ha appena sudato in campo, cosa che è successa forse nell'ultimo anno un paio di volte. Un paio di volte, beh, davvero, ragazzi. Però va bene, ma no, va bene. Però per, cioè... Ogni tanto è bene ricordare, ragazzi, sulla balaustra, alla fine partita, scendono gli ultras e salgono i bambini. Esatto, salgono i ragazzini, 12 anni, 10 anni. Che sono lì dietro a cantare sono tutta la partita. Sono i nostri figli, per ancora nipoti. Dai, fate uno sforzo ogni tanto, venite a dare, perché non la date a noi per farci belli, la state dando a un, esatto, bimbo. Esatto, a un bimbo, capito? Glielo fa felicissimo, immaginate. Noi siamo lì sotto a far cordoni in maniera, cioè, che non passino fenomeni o gente, ma almeno lì sotto, sappiatelo, noi facciamo cordoni in maniera che sono i bimbi che devono prendere le maglie, non i fenomeni.
No, esatto. No, però sarebbe bello se almeno entro la fine dell'anno venissero. No, perché adesso poi ci sono tutte quelle, ci sono tutte quelle piattaforme di, che vendono all'asta lo dico le sempre maglie indossate, io, infatti è per quello che secondo me è smesso. Che adesso ti, cioè, praticamente è finito il periodo, no, dei giocatori che lanciano le maglie alla sì, curva a partita finita, perché adesso cosa c'è? Adesso è uscito da adesso il bimbo ricco si compra la maglietta del giocatore con il certificato di autenticità che non ti dice che quella maglia è effettivamente bimbo quella che ha indossato. Non il bimbo che non importa che sia ricco, però che è venuto allo stadio ad alzare la bandierina e a sgolarsi per te. No, quello no. Invece no, è più importante purtroppo. Quello che invece si fa l'asta perché si dice che va in beneficenza. No, no, ma non va manco più in beneficenza, mi sa. Match War non va in beneficenza. Match War non va in beneficenza, secondo me. No, non magari, va, magari una correggetemi se dico una bocciata, una secondo me proprio no. Però insomma sono nate da 2 o 3 anni queste nuove piattaforme qua che fanno un po' tutta sta vendita online all'asta di tutte. Perché poi il bello è che non è che questa Match War Shirt, quando decide quando sceglie una partita, oggi andiamo a prendere le maglie di Bologna Juventus, no, per dire, non è che prendono le maglie di un paio di giocatori, no, si prendono tutto lo stock delle maglie che ci sono, cioè tutte, le maglie indossate, quelle preparate, quelle non utilizzate, tutte quante. Beh, chiaro, fanno un e fanno un'asta della Madonna. Esatto. Fanno un forfè, poi sai quanto ci guadagnano con le aste? Un sacco. Ah, guarda, ci sono delle maglie che però, sono andate via che dispiace, a migliaia e migliaia di euro. Più di tutto è che a questa cosa si prestano le società ai giocatori, cioè invece di dare la maglia al bimbo che si è sgolato davanti a te tutta la partita per tifarti, per vederti fare gol, per vederti non far prendere gol, tutto quello che è, tu no, la spiego, no, perché le devo dare, perché... Ma state scherzando, ragazzi, ma siete voi primi a dire no, ma voi state scherzando, questa maglia è la mia e la do a chi cazzo mi pare. Anche perché? E la do al bimbo sudato in prima, lì sulla balaustra che si è fatto un masto così e la do a lui. Anche perché ce li vedi i giocatori, magari arrivano al campo per la partita e già lì magari gli si viene detto dopo la partita non andate sotto la curva perché le maglie poi no, vengono prese. No, è orrenda come cosa. Cioè il lancio perché della maglia. Funzionerà così perché per un tifoso, a volte, cioè, non lo so, è proprio brutta, è proprio, ma è proprio il sintomo del cambiamento. Anche cioè, io infatti anche il fatto che i soldi comandano tutto. Visto che parliamo di queste cose qua, ci stiamo accorgendo che la linea di certe situazioni del marketing del Bologna, secondo noi, è un po' fallimentare. Non dico che vada male, perché chiaramente Bologna vince e poi noi siamo tutti attaccati al Bologna, se mi fa una maglia io la prendo, punto. Basta, però, ragazzi, vai, cioè, su certe cose tu devi fare, coltivarti il tuo tifoso, i tuoi tifosi, coltivarteli per cosa? Perché vinci? No, per la passione di essere bolognese, per la passione di appartenere a questa cosa. Quindi uno che si è sudato la maglia in campo e tu gli dai al bambino che se l'è sudata sugli spalti, per me ha senso. Darla al ricco collezionista che perché la fa l'asta su eBay e c'ha i soldi, non ha nessun senso. Non ha nessun senso. State pompando su una cosa che porta delle robe ignobili, perché anche lì si farà merchandising, ma con dei prezzi inarrivabili per certe cose che non hanno neanche più senso. Anche chi è collezionista comunque è un po' contrario a sta roba, perché di fatto drogano il... Oddio, un allarme. Sì, sì, siamo... è il solito. È l'allarme, è che siamo... lo stop. È lo stop. E drogano tutto il mondo anche del collezionismo, perché esatto, i prezzi schizzano alle stelle con queste aste. Sì, no, qua è tutto taroccato. Fa, ma si è abbastanza... perso. Allora, ragazzi, c'è fa solo un argomento schifo prima che chiudiamo. Ci abbiamo ancora 3 messaggi. Ma non so se ma sì, ma no, tutto, ma sono saluti. Siamo no, belli lunghi. È più importante il messaggio che voglio mandare adesso, ragazzi, scusatemi. Tutta Bologna martedì 9 maggio, giusto, ore 21. Al campo Savena, tutta Bologna al campo Savena, martedì 9 maggio ore 21, ci giochiamo i playoff. Noi del Foreo ci giochiamo i playoff, quindi per favore tutti lì. Grazie. Ragazzi, noi siamo prontissimi per fare la guerra quel esatto martedì, quindi no, ci giochiamo tutti, i playoff. Tutti a sostenere. Tutti lì. Quindi, allora, prima raffica di appuntamenti. Domani a Empoli. Esatto. Poi domani, venerdì, c'è scheggia, c'è serata dei BCR. La serata dei BCR, merda. Oh, ragazzi, alla 5 maggio è arrivata.
Esatto. Cioè, l'abbiamo detto un mese fa, l'abbiamo detto 15 giorni fa. Ci siamo scordati un po' di... È arrivata. No, mi sono ricordato alla fine, bisogna è arrivata, andarci, venerdì quindi... sono i fedeli a tribù. Torna fra le trasferte. Sappiate che ci sarà tutto il palco, tutto ricoperto di rosso-blu, perché c'è la richiesta di Rudy. Dei Ghetto 84. Vuole tutto rosso-blu. Caro Rudy. Bellissimo. No, dovete venire per forza. Sarà fatto. Poi le serate di BCR sono sempre delle seratone. Scheggia sempre, scheggia è sempre, sì, sempre non pieno. Si respira a Scheggia, allora, quel giorno, no, quel però giorno, è bellissimo quel, così. Il giorno dopo devo andare a tirar giù le pedate sul soffitto, non so come fanno. Poi lunedì Sassuolo, tutti quanti a Sassuolo, esatto, mi raccomando, Sassuolo, chi non è domani a Empoli deve esserci a Sassuolo per obbligo proprio morale personale, chi è domani a Empoli deve venire a Sassuolo per obbligo morale personale. E chi ha fatto Sassuolo e Empoli poi martedì sera deve essere al Savena, obbligo morale personale. Perché dobbiamo anche noi. Quindi se a Sassuolo siamo in 5.000, vi aspettiamo in 5.000. Esatto. Hanno tutti fatto, allora, il Bologna femminile, i ragazzi sono stati promossi. Sì. Le giovanili, mi sa, sono state promosse anche loro del Bologna. Oddio, non lo so, non lo so. Ho sentito da qualche parte la notizia. Under 17, mi sembra. No, l'Under 17 ha vinto lo scudetto l'anno scorso. Ai playoff, play-off. L'Under 17 quest'anno ha giocato con lo scudetto cucito sul petto. Esatto. Va bene, ragazzi, a questo va bene, punto, abbiamo saluti. Sforato tantissimo. Allora abbiamo gli ultimi due messaggi velocissimi, che tanto sono due saluti. Marco Fortunato, ciao forever. Ciao Marcone. E Marf da Bocum dice Bologna e Bocum e vaffanculo. Sempre. Bologna e Bocum e vaffanculo. Ciao bene, ragazzi. Ciao a tutti, ci vediamo mercoledì che ne parleremo di tutte queste cose, questo appuntamento. Bella ragazzi, intanto appuntamento a domani, fuori la voce. Fuori la voce, forza Bologna. Ciao ragazzi.